Oggi noi qui a Pescara presentiamo la nostra agenda per la prossima legislatura europea 2024-2029. Proponiamo un nuovo Green Deal per l'Europa che si basa su un patto europeo per il futuro da siglare con tutti i candidati alle prossime elezioni europee. A nostro avviso, per fronteggiare la triplice crisi climatica, economica e sociale, c'è bisogno di un nuovo Green Deal che accanto alla proposta attuale della Commissione uscente venga rafforzato attraverso una nuova gamba, un nuovo welfare europeo per colmare il gap di investimenti green e sociali in grado di arrivare al traguardo del 2030 per la decarbonizzazione dell'economia europea attraverso un'Europa più competitiva, più giusta e più inclusiva. Noi per questo proponiamo un nuovo Next Generation EU 2.0 che attraverso un aumento degli investimenti green e sociali, parliamo di 260 miliardi l'anno per quanto riguarda gli investimenti green, si tenga presente che a livello europeo e nazionale attualmente i sussidi alle fonti fossili ammontano ad oltre 350 miliardi l'anno, quindi non c'è bisogno di nuove risorse ma di scelte politiche per riallocare le risorse esistenti e almeno 190 miliardi l'anno per quanto riguarda le politiche sociali. A nostro avviso questo è possibile, ce lo dicono anche recenti studi a livello europeo, investendo circa 670 miliardi l'anno è possibile in un nuovo industrial deal, è possibile ridurre la bolletta energetica delle imprese e delle famiglie di 860 miliardi e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro. Questa è la scelta che noi proponiamo ai candidati perché siamo convinti che con un nuovo Green Deal per l'Europa è possibile ridare più forza e competitività all'industria europea, vincere la sfida con Stati Uniti e Cina e al tempo stesso ridare fiducia e colmare le disuguaglianze economiche e sociali tra i diversi 27 paesi dell'Unione Europea e all'interno di ciascun paese, immagino l'Italia, tra nord e sud.